Ciao ragazzi, oggi ho un bel po' di cose da dirvi, quindi mettetevi comodi. Intanto buona domenica a tutti. Dunque, un po' di tempo fa vi ho parlato di come cambieranno un pochino le cose sul mio canale e ho fatto un po' chiarezza nella mia testa, ho deciso un po' come andremo avanti da qui fino ai prossimi mesi e quindi sono qui per annunciarvi diverse novità, diverse cose che faremo da qui in avanti. Allora, tanto per cominciare iniziamo con le cose a breve termine. In questa settimana infatti si terranno i Game Awards che dovrebbe essere la notte tra giovedì e venerdì, se non sbaglio, perché è venerdì alle 2.30 ora italiano, alle 2, non ricordo, comunque più o meno intorno alle 2, diciamo, nella notte tra giovedì e venerdì, se non ricordo male, poi se sto sbagliando vi metto le correzioni a schermo, ma dovrebbe essere la notte tra giovedì e venerdì alle 2 più o meno, si terranno i Game Awards. E li seguirò per chi vorrà in diretta su Twitch, o almeno ci proverò, dovrei farcela tranquillamente, non credo di avere impegni, quindi dovrei riuscire a seguirli in diretta insieme a voi live su Twitch, quindi per chi vuole seguirmi insieme a me e farmi compagnia e commentarli insieme, li seguiamo su Twitch. Quindi questa è la prima cosa da segnarvi sul calendario. La seconda cosa, sempre di quelle a breve termine, è il Q&A, il fatidico Q&A che sto rimandando ormai da secoli veramente, perché è tantissimo che non faccio il Q&A e lo rimando di continuo. Però voglio prendere pubblicamente l'impegno, almeno stavolta lo dico e lo faccio. In questo momento, se è uscito questo video, significa che è uscito anche il post su Instagram sotto al quale dovete andare a commentare con le domande che volete pormi per il Q&A. Q&A che avverrà in live, non so dirvi esattamente quando, ma probabilmente o questa settimana oppure i primi giorni della prossima, se non faccio il tempo a infilarlo in questa settimana. Q&A che avverrà ovviamente live su Twitch. E leggerò le domande, darò la precedenza alle domande che saranno sotto il post su Instagram dedicato, quindi se non mi seguite su Instagram link in descrizione e lì trovate il post sotto cui raccogliere le domande per il Q&A, darò precedenza a quelle domande e poi passerò le domande della chat in live su Twitch, quindi anche il canale Twitch lo trovate sempre qui in descrizione. A proposito di Twitch, cambiamo argomento, ma neanche troppo, perché ho finalmente recuperato Football Manager. Questo, chi mi segue su Instagram probabilmente già l'avrà visto tramite le Instagram Stories. Ho recuperato finalmente Football Manager, devo ancora iniziarlo, sto scaricando gli aggiornamenti grafici, le patch per i volti, squadre, kit, eccetera. Lo sto aggiustando, lo sto rendendo presentabile, per poi iniziarlo insieme a voi su Twitch. Credo che farò una vera e propria serie su Football Manager, ma la farò interamente su Twitch, quindi non penso che arriverà su YouTube. Per cui, se siete interessati, come sempre, canale Twitch, iscrizione gratuita, link in descrizione. E poi concludiamo rapidamente con FIFA, cerco di fare il più veloce possibile per non rubarvi troppo tempo. Finalmente FIFA, perché so che tanto poi è questo quello che volete sapere più o meno tutti. Allora, parliamo prima della serie col Frosinone, che è rimasta in sospeso. Per il momento non è che la cancello quella serie, rimane appunto in sospeso, nel senso che eravamo all'inizio della seconda stagione, non è detto che in futuro io non possa riprenderla, magari giocarla in live su Twitch insieme a voi. Comunque non è detto che io abbia intenzione proprio di cancellarla, di buttare via quel salvataggio, insomma. Può darsi probabilmente che più avanti lo riprenderò, è molto probabile, in realtà non so quando, ma è molto probabile. Più facile su Twitch che su YouTube, come per i motivi che vi ho spiegato nello scorso video, però probabilmente tornerà. Al momento no, però al momento rimane in sospeso, perché su FIFA, come avevo preannunciato, arriverà una nuova serie, una nuova interessantissima serie, molto originale stavolta, perché non sarà la solita carriera, non sarà il Road to Championship così come lo conoscete, perché sarà qualcosa di totalmente diverso. L'unica cosa che avrà in comune con il vecchio Road to Championship, anzi le uniche due cose che avrà in comune con il vecchio Road to Championship, sono la cadenza, perché sarà una cadenza settimanale. I video di questa nuova carriera usciranno ogni domenica a partire dalla prossima, quindi esattamente tra una settimana uscirà il primo episodio, e di lì in poi un video a settimana ogni domenica alle 10, quindi di mattina. E questa è la prima cosa che avrà in comune con il vecchio Road to Championship, quindi la cadenza. La seconda cosa che avrà in comune con il vecchio Road to Championship e questa nuova serie sarà la squadra, perché è la Roma,
Però ripeto, adesso non vi anticipo niente, tutte le info su questa serie le lascio poi per il primo video, che sarà un po' il video di presentazione della serie, appunto, domenica prossima, quindi ne saprete poi di più lì. Però vi posso dire, senza timore di essere smentito, che questa è una roba veramente originale che non avete mai visto, secondo me, su YouTube. Quindi, mi raccomando ragazzi, seguitela perché non ve ne pentirete. Non sarà la solita carriera su FIFA fatta in fotocopia come tutte le altre che trovate su YouTube. È più o meno tutto, credo di aver detto tutto quello che dovevo dire. Se ho dimenticato qualcosa ve lo aggiungerò nei commenti, quindi buttate sempre un occhio al primo commento. E niente, vi aspetto su Twitch, vi aspetto su Instagram anche per il Q&A. E basta, buona domenica e ci vediamo molto presto su Twitch. E poi domenica prossima, ore 10, non mancate, per la premiere del primo video della nuova serie su FIFA 19. Un saluto, ciao!